la gente, è benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo vlogmas sul canale. Se non avete ancora visto gli scorsi vlogmas, vi invito ad andarli a vedere. Li trovate tutti nella playlist in alto a destra. E niente, oggi siamo nel 17° vlogmas, se i conti non sbagliano, in teoria. E niente, oggi, come avete letto dal titolo, vi porterò con me in questa avventura per l'esame di francese, ma non solo, perché sì, abbiamo ricevuto poi un'email che ci diceva che oggi sarebbe stata la data dell'esame. È un po' un casino, se avete visto gli scorsi vlogmas avrete capito. Comunque sia, qua sopra abbiamo il mio computer con tutte le cose che adesso vi farò vedere, perché non farò l'esame a casa mia, ma da un'altra parte. Adesso vi spiego. Allora, qua abbiamo lo zainetto della mia università, la Partenope. Tra l'altro questo fa parte del kit che ci diedero di benvenuto. Se non avete visto il video ve lo lascio sempre nelle in alto a destra, che si chiama il mio primo giorno di università. Comunque qua dentro abbiamo il mio computer, che è un punto un portatile, il caricabatterie del telefono che voi non vedrete mai probabilmente. Poi abbiamo il Samsung Meteor, perché non si può mai sapere, meglio avere un microfono migliore che quello del computer, e gli auricolari. Quindi sì, il mio kit di sopravvivenza è qui, manca solo il mouse e il tappetino del mouse, ma ovviamente essendo un portatile useremo il trackpad per oggi, quindi non ce lo portiamo. Qua invece abbiamo la mia carta d'identità, perché dobbiamo avere un documento di riconoscimento, e 20 euro che non fanno mai male. Comunque, come vi ho detto, non farò l'esame qua a casa mia, ma lo farò a casa di mio nonno, perché in realtà già mi ero organizzata oggi per andare a casa di mio nonno dalla mattina. Infatti adesso sono le 9:30 e ci sta venendo a prendere. Quindi niente, pranzeremo e ceneremo da lui e torneremo prima del coprifuoco, e quindi sono costretta a fare l'esame appunto a casa di mio nonno. L'unico problema principale è che non ha il wifi, quindi mi dovrò arrangiare con il 3G, con il 4G anzi, perché ormai è il 4G, quindi con la linea del mio telefono, e sperare che vada tutto bene, perché non prende tantissimo da lui. Ma alla fine chi se ne frega, da chi lo vuole, lo sta spostando da 2 settimane quel cazzo di esame, quindi non me ne può fregare di meno. E niente, io direi che ci vediamo direttamente dopo quando esco, quindi a tra poco. Ok, siamo arrivati a casa di mio nonno, ma adesso riscenderemo perché andiamo a fare un giro al Vomero. Quindi vi porto con me e niente, andiamo. Poi il setup per l'interrogazione lo facciamo dopo. E cadi? No, ma cosa è che lo muoio direttamente, non è che cado, muoio direttamente. Vabbè, esagerata, mica è così tragica. Tutto è regolare, non vi preoccupate, è normale forse. Comunque sì, stavo andando a fare un giro.
Ci sono anche monopattini della Elbitz. Qualche volta di questi ne affittiamo uno e proviamo a non morire. In tutto ciò io alle 15 ho per esempio un esame di francese. Non ci dimentichiamo. Che si muovono da sole. Stiamo tornando verso casa. Intanto mia sorella compra sempre munnezza come al solito. Bingo e Oreo. Cioè siamo tornati nel Medioevo a fare la fila fuori alla posta per pagare una bolletta. Io sto scioccato. Ah, questi anziani. Guardi, tenete i biscotti neri. Vado. Che schifo. Mi sembra un criceto, sto sempre mangiando. Più volte, questo è che lo fanno entrare. Ah, si è impazzata proprio dietro alla signora. Ah, va buono. E lei mi ha perché è in bar. Ma che te mi sei? Sto in bar da come mi tutti a trovare. E come sappi, e tu lì per voce. Come, ma ci sentite che la signora appiccicando? Quella che è la figlia canta, che è tanta che la sta impazzata a Inza. E mi sono impazzata a lei. Ho visto. Oh, chi l'hai no, già si fa, perché... Se non troppa gente ahi. E quando faccio di fuoco mi ti scusa qui la gente che sono prima mia, logicamente. E tu va bene, poi chi ci passa da uno. Ho sentito che si sono più. Perché le bike possono andare a me, visto ancora. Ho visto. Alla mace, dopo quando è su, signore siete troppo intelligenti. Mi sento male, raga. E niente raga, è successo ciò. Cioè un attimo una bolletta alla posta. Un attimo. Ha reputato. Io adoro. Ma dove fa? Ha ridotto? Sì, ha ridotto, perché no? Ha ridotto. Ha fatto buttare il spagnolo, 50. Stiamo tornando verso casa. Comunque è epico. Questa è una delle scene migliori dei miei video, probabilmente. Ed è tutto merito suo. Ora un attimo spesa, veloce, salumeria. E niente raga, ancora non ci posso pensare, ho fatto la posta, guarda, è epico. Siamo tornati, beccone. La mia postazione improvvisata per l'esame di francese, a terra. Vabbè, l'ho fatto. E niente ragazzi, so che non si vede niente, però comunque sì, prima ho fatto l'esame di francese, è andato tutto a posto, sono idonea, quindi GG, ci siamo tolti il secondo esame da mezzo. E niente, adesso riscendo con mio nonno perché dobbiamo andare a comprare le ultime cose per stasera e ordinare anche il pollo allo spiedo da mangiare. Stiamo andando a comprare una cosa dai cinesi e poi abbiamo ordinato il pollo per stasera. Viviane è lontano, perciò ti ho detto non ti lamentare. Trovato. Andiamo a pagare. Ora stiamo andando a comprare il tabacco a mio nonno e poi ritorniamo sopra. Dopo vi faccio sapere se mi hanno chiesto la carta d'identità. Abbiamo preso anche il tabacco e niente, si torna.
comunque non mi hanno chiesto la carta d'identità, stranamente. Wow. E niente raga, sono le 9, siamo ancora a casa di mio nonno, come avete visto prima abbiamo mangiato pollo allo spiedo, GG, very good. E niente, fra poco, fra una mezz'oretta circa ci avviamo verso casa, perché ovviamente come sappiamo tutti alle 22 c'è il coprifuoco e quindi vorremmo evitare di prendere la multa. E niente, io questo video lo devo editare per domani, quindi voi probabilmente lo vedrete il giorno dopo che io appunto l'ho girato. E niente, mi fa piacere che comunque, nonostante il fatto che io abbia abbandonato tutti i gruppi di youtubers, stiano continuando ad arrivare comunque visualizzazioni e qualche volta anche qualche nuovo iscritto. In questo 2021 che verrà dobbiamo spaccare tutto ragazzi, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, sul canale Telegram e soprattutto attivate la campanellina di YouTube, così vi arrivano le notifiche ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Poi nello speciale di Capodanno vi spiegherò tutto per il filo giusto, ma quelli sono altri dettagli. Io comunque direi che concludo questo video qua, perché secondo me è già durato abbastanza, sono successe comunque un bel po' di cose oggi. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni con prossimi vlogmas. Bella!